Festival Internazionale del Film di Roma. Eccomi qui con un grandissimo artista, Robby Rossini. Ciao! Ciao, ciao Cristian, piacere. Eccoci. Allora, e oggi ti trovi qui al Festival. Ci vuoi dare qualche anticipazione? Sì, è una giornata molto bella, iniziata con degli incontri, rendezvous appunto di lavoro per delle musiche, delle cose che posso dire per scaramanzia, però stiamo lavorando appunto per fare delle cose carine. Ci incuriosisci così, eh? Eh sì, perché l'intervista poi deve essere un po' mediatica, appunto di flusso, no? Cerchiamo comunque di lavorare per bene, abbiamo un certo tipo di produzioni in ballo. Due dischi che sono appena usciti e che mi danno tanto orgoglio, uno in particolare che è Enjoy the Night, il mio ultimo singolo in ordine cronologico, uscito su Do Not Records, degli amici Spine e Palmieri di 105, che saluto, ciao ragazzi. Ciao. E poi appunto adesso una novità che sta per uscire il 26 ottobre, quindi fra pochi giorni, imminente il lancio del progetto Motoric Beat sull'etichetta di un altro amico, Mario Fargetta, Get Far, Get Deep Records, nuovissima label dedicata al mondo appunto di house, e lì mi sono dato un po' diciamo una raffinata, mi sono messo infatti anche la cravatta apposta perché è un po' un suono elegante, di un certo livello, cantato da Anna Buckley. Saluto anche a D-Rox e Francesco Tosoni, che è anche direttore artistico di grandi artisti, peraltro Natalie, vincitrice di X Factor di qualche anno fa. Quindi insomma un bel progetto che spero mi darà tante soddisfazioni. Già me le sto dando perché in playlist insomma su diverse radio importanti. Ecco, ciò ci stai tenendo sulle spine. Io sono anche speaker, prendo capito parola, per cui parlo tanto. Ottimo, quello è uno dei tuoi tanti mestieri, perché tu fai tantissime cose, sì, le sfaccettature di Robby Rossini sono tante, in particolare un omaggio anche che hai fatto ad Alberto Camerini. Sì, esatto, quello 10 anni fa, ricorre appunto al decennale di Tanz Bambolina, che tanto mi ha appunto recato successo. Io saluto Alberto e spero sempre che mi consideri il suo figlioccio dance. Sicuramente. Abbiamo fatto tante cose in Rai insieme, ciao Alberto. E quindi quello mi ha permesso di appunto arrivare al successo, e quindi mi ha permesso anche di conoscere il mondo appunto dello spettacolo, fare le mie cose. E appunto sto proponendo e promuovendomi anche da un punto di vista artistico in maniera differente, ripercorrendo il mio, diciamo, la mia strada cantautoriale originale. Ne sentirete delle belle, dai. Ecco, quello sicuramente. Ricordiamo tutti i tuoi contatti su internet, dove ti possono trovare. Sì, io sono molto social, partecipo tanto alle mie pagine perché ci tengo. Allora, mi potete trovare logicamente su Facebook, sia sul profilo ufficiale Robby Rossini. Chiedetemi l'amicizia, fino a 5.000 accetto, su quello privato. Robby Rossini, o in maiuscolo o in minuscolo per quello ufficiale. Per quello che invece concerne Twitter, Robby Rossini, c'è Robby Rossini DJ, mi trovate, tac, follower, là c'è il discorso del follow, quindi ritwittate tutte queste cose, troverete anche questa intervista sicuramente. L'amico Cristian è sempre appunto molto professionale, poi intervista tutti i grandi. Ma intanto io lo vedo veramente, arriva ai vertici dei personaggi internazionali, quindi sono contento per te che stai facendo un bel percorso. Ti ringrazio. Poi per ultimo ricordo il mio sito internet robbyrossini.it, che sarà online a breve con tante novità. Perfetto, io allora ti ringrazio e allora salutiamo tutti quanti i tuoi fans e tutti quanti gli utenti su YouTube, MySpace, Facebook, Twitter, LinkedIn, tutti i social network. Noi rimaniamo sul red carpet e mandiamo un saluto a Cristian e a tutti i suoi fans, così almeno ci relinchiamo a vicenda. Dai. Ti ringrazio, ciao! ciao, grazie. Che grande, ha fatto una bella... Hai fatto, stop! No! Ti fa pure pausa? No, non ha fatto pausa, ecco. Ci abbiamo